seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Voglio di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo lo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda. Davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Non mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. No, io devo, devo stare in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa volessi? Fatemi toccare, fatevi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè il cazzo è più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Amici puntuali, come sempre alle 9:04 minuti prima in compagnia di Enrico, questa è Radio ID Italia in diretta da Varsavia, il sole splende e questo è già un buon segno perché la puntata di oggi veramente genererà fiamme, fuoco e anche le fiamme di Megalopoli per chi seguiva il famoso telefilm per bambini Megaloman, come dimenticare. E sì, perché come abbiamo detto in anteprima, quest'oggi tratteremo un tema abbastanza scottante. Io ne ho ascoltato solo una parziale fetta di questo contributo dell'amico Cruciani. Colgo l'occasione anche per salutare in quel di Milano il grande Intri, Giovanni, soprannome Intri, ma non perché introduca, bravissimo
Uaglio, il quale mi ha anche suggerito una copertina che non sono riuscito a caricare all'ultimo, comunque ne ho messo un'altra che mostra abbastanza in maniera palese di che cosa parleremo oggi. Sicuramente oggi si creeranno delle fazioni, ne è vero, i pro berlusconiani e i contro. Io, insomma, come ho raccontato, chi mi segue già lo sa, ho anche avuto modo di lavorare, quindi grande rispetto per chi in fondo è stato anche il mio datore di lavoro. Quest'anno, in questa puntata interverrà anche lo Sgarbi vero, ne sentiremo delle belle. Io non vorrei rubare neanche un sol minuto, caro Nicola, da Biavo Bielchiaro, Giampiero da Osvienčin in arte Auschwitz, come dico sempre. È il momento di ascoltare quindi una serie di contributi. Come sempre noi iniziamo con il faceto, però cerchiamo di inquadrare il contesto, il giusto timing, cari, in agilità, come direbbe anche il mio caro Giulio della No Stress Band. Allora, intercettazioni, caso, come si chiamava, Tarantini? Bene. Comunque, partiamo subito da un contributo dello zoo dove si intrasente, si può dire, la voce dell'onorevole Taverna del Movimento 5 Stelle. Non c'è tempo, ragazzi. Comunque potete dialogare su Spreaker, questa applicazione che ci consente di essere webcaster, e dite la vostra tranquillamente sul caso che andiamo a trattare. Berlusconi e la gnocca, diciamo, era un po' un modo simpatico, ma il caso è ben diverso, è di natura etica e morale, fino a dove possono spingersi le intercettazioni. Partiamo da questa canzoncina, diciamo. Io sono innocente! Sono qui. Io resto qui. Io sono innocente! Sono qui. Io resto qui. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si chiude oggi impietosamente una storia italiana segnata dal fallimento politico, dall'imbarbarimento morale, etico e civile della nazione e da una pesantissima storia criminale. Storie che si intrecciano maledettamente ai danni di un paese sfinito e che riconducono ad un preciso soggetto con un preciso nome e cognome. Silvio Berlusconi, società occulte, P2, corruzione in atti giudiziari, corruzione semplice, concussione, falsa testimonianza, finanziamento illecito, falso in bilancio, frode fiscale, corruzione di senatori, induzione alla prostituzione, ideatore e utilizzatore finale dei reati da lui commessi. Io sono innocente! Io sono qui. Io resto qui. Io sono qui. Io non mollo! Io sono qui. Io resto qui. Io sono qui. Io non mollo! Io sono innocente! Signor Berlusconi, accetti la decadenza. Io sono innocente! Questa non è una vendetta. Qui non c'è nessuna ingiustizia e persecuzione. I dati dimostrano la sua dedizione al lavoro in queste istituzioni, dimostrano la passione con cui ha interpretato il proprio mandato dell'interesse del Paese. Disegni di legge presentati, zero. Emendamenti presentati, zero. Ordini del giorno, zero. Interrogazioni, zero. Interpellanze, zero. Mozioni, zero. Risoluzioni, zero. Interventi in aula, uno. Quante cose avrebbe potuto fare per questo nostro paese se solo avesse anteposto il bene comune ai suoi interessi personali. Io sono qui. Io resto qui. Io sono qui. Io non mollo. Io sono qui. Io resto qui. Io sono qui. Io non mollo. Io sono innocente. Continuare per la nostra libertà. Io sono innocente. Continuare per la nostra libertà.
Qui ci sono solo cittadini italiani che vogliono riprendersi il proprio presente, altrimenti non avranno più un futuro. Grazie. Le opinioni di Gigi il milionario. Pronto? Gigi, se ti candidi ti voto. Ah, io non posso candidarmi, Massoli. Non posso. Perché se mi candido io, ok, sai che se ne fanno i capezzoni, i cicchito. Ma ti rendi conto, cicchito? Ma io dico, onestamente, Massoli, come si fa a dare 20.000 euro al mese a Cicchito? Cicchito, senza quel lavoro che ha, sai cosa farebbe? Pulirebbe i cesti del dopolavoro ferroviario all'ATM. Te lo dico io che farebbe quel lavoro, perché con quel cervello non puoi fare altro. Vai a pulire i cesti all'ATM. Ed è già tanto. Ok, ci sono fior di laureati, ma fior di laureati, ok, che hanno speso soldi per studiare e non trovano un lavoro perché abbiamo un paese ingessato da degli incompetenti, da degli irresponsabili. Perché questa è gente irresponsabile, che pensa solo ai cazzi di un vecchio di merda che dovrebbe invece di pensare a gente che ha un futuro davanti. Un futuro! Basta con sto cazzo di vecchio! Hai rotto i coglioni, sono 20 anni che ci rompi il cazzo! E 20 anni che parliamo dei tuoi processi! Solo dei processi di Berlusconi! Ma poi è possibile che un giornale come il Corriere della Sera, serio, parli sempre e solo dei processi di Berlusconi? E non dei problemi, e non di 5 milioni di cristiani che muoiono di fame? Muoiono di fame, ragazzi, c'è gente che non può fare la spesa in questo paese. Cazzo, io mi devo preoccupare di un pregiudicato, ma se mi danno 3 anni a me io vado in galera, cazzo. Attenzione, il livello di sostenibilità di questa vita di merda che facciamo si sta abbassando sempre di più. Questi 5 milioni possono diventare 10 tra un anno, 2 anni, se andiamo avanti con queste farse. E poi, quando la gente ha fame, attenzione, io continuo a dirlo, l'Egitto non è molto lontano da noi, cazzo, non è molto lontano. Qui c'è gente, i ragazzi di 20 anni vivono con i soldi non dei padri, dei nonni. È vero. Questo è il problema. È vero. Ma quei soldi prima o poi finiscono, e quando finiscono sono cazzi. Ma ti posso garantire che il primo che lo va a prendere sono io, perché mi sono rotto il cazzo. Non si può più vivere in questo paese così, anche oggi, con queste cazzo di minacce. Ma no, ma basta. Abbi un minimo di responsabilità nei confronti di un paese che ti ha sopportato per 20 anni, un paese che ti ha votato solo perché hai comprato, come cazzo si chiama quel giocatore di merda che ha comprato Balotelli prima dell'inizio del prima delle elezioni. Questo è l'Italia, capito? Che va a votare solo perché questo qua le ha fatto la campagna acquisti. Questo è l'Italia. 8 milioni di italiani che ancora lo votano. Ma dove cazzo siete? Ma cosa cazzo, dove cazzo vivete? Basta con questa farsa della magistratura schierata a sinistra. Basta, questo 350 milioni di euro li ha evasi, non 30, non 15, 350. Questo in prefettura ha chiamato per dire che quella è alla fila di Mubarak, ok? Sono tutte cose su cui nessuno può dire il contrario. Tutte cose vere. Questo le zoccole di Tarantini se le portava a casa. Ok, non c'è una persona che può contestare queste cose. E sugli aerei di Stato? Se le faccio io, se le fa Gibba, noi andiamo al gabbio. E la differenza, te la torno a dire un'altra volta, tra noi e lui, è che lui ha 60 milioni di italiani sul palmo della mano e che se gira, muoiono. Noi no. Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. E Forza Italia, che siete tantissimi, tanti coglioni che votano Berlusconi alle prossime elezioni. E Forza Italia, che va bene così. Allora, stanno uscendo le intercettazioni di Berlusconi nel processo, assurdo processo secondo me, lo ribadisco ancora una volta, sulle escort a Bari, sull'inchiesta di Bari, e intercettazioni Berlusconi-Tarantini. In una di queste intercettazioni Berlusconi direbbe: stasera ho una brasiliana, una italo-marocchina, due bambine, una giornalista e una brasiliana. Sentiamo, ragazzi, sono uscite, che dobbiamo fare? Sì, pronto? Presidente? Oui.
Buonasera. Allora, ci sarebbe Camilla, la ricorda Camilla? La amica di Filo di Galliani? Ah, Camilla, sì. Quella brasiliana? Non ho capito, scusi. La brasiliana? La brasiliana, sì, che ogni volta mi chiede sempre di lei, che dice, ma come sta, come non sta? Sì, sì. Camilla, poi? Poi è un'altra mia amica, so che non mi risponde, questa sarà in palestra, dice che è andata in palestra, che è una ragazza molto carina, piccolina, è una mista marocchina italiana, ma molto molto carina, tipo Anna, sa Anna? Sì, sì, sì. Anna la piccola. Sì, Anna la piccola, sì. Ma no, presidente, sono tutte amiche mie tranquillissime, che conosco da tempo. Cioè, qui Tarantini offre la merce, in sostanza. Tarantini offre la merce a Berlusconi. Io conosco decine di persone che fanno queste cose. Decine di persone. Io francamente no. Io sì, perché tu non frequenti il mondo, tu frequenti altri ambienti. Io conosco decine di persone che se vogliono, se tu stai al telefono, dicono che ti serve, voglio una brasiliana, una russa di 20 anni. Certo, così, so normale. Esiste, ma nessuno li mette sotto accusa, nessuno. Tu li conosci questi? Certo, li conosco, non è che sono amici miei, conosco persone che hanno i numeri volendo, non è un problema. Comunque, siccome era Presidente del Consiglio, chiaramente si pone un altro tipo di problema, no? Questo era il punto. Senti qua che cosa dice su... Non c'è nessuna velina, le mie parlamentari sono le migliori, senti. E anche le veline, non c'è una velina nelle mie liste. Nessuno. I prototipi a cui ho si chiamano Carfagna, si chiamano Germini, si chiamano Prestigiacomo, si chiamano Ravetto, si chiamano Bergamini, si chiamano... Su tutte le mie parlamentari sono le migliori della Camera, 98,8% di presenza al voto. No, ma anche la Carfagna che tutti criticavano, secondo me è eccezionale. Appunto, ancora la stessa cosa con la Carfagna. Poi aggiunge il Berlusco, ancora sulla Bindi, senti, questo farà casino, eh. Le altre fanno schifo, c'hanno la Bindi. Bellissimo. È bello. Dicono che bisogna rinnovare la classe politica, dobbiamo mettere delle donne. E quando uno fa un timido accenno a mettere delle donne, tre donne su 72 deputati. Tre. Poi le altre fanno schifo perché si chiamano, sono come la Rosy Bindi, no? Bravo. Una roba da matti. Ma veramente, guarda. Sono quelle brutte, diciamo. Però secondo me qui Berlusconi non dice le altre quelle della sinistra, dice tre che piazzo io su 72 sono fighe. Cioè le altre fanno tutte schifo, cioè anche le sue, dice, no? Però in realtà lui stesso in questa telefonata qua in realtà è un vantaggio per lui, perché lui dice io le ho messe belle, brave, preparate, con il 98% di presenze. Cioè, senti questa cosa sulle bambine, senti questa sulle bambine. Ecco, l'unico ragazzo sei tu, gli altri sono dei vecchietti, però hanno molto potere. Va bene. Allora gli dici, dico di io anch'io ho due bambine piccole che tanto che non vedo, per cui una fa la giornalista in Mediaset allo Sport, è una napoletana molto simpatica, molto dolce, e un'altra una bambina di 21 anni brasiliana che è un po' la mia, che mi ha pianto il telefono dicendo che l'ho dimenticata, e allora la faccio venire, ma insomma senza peso. Vabbè, una giornalista di Mediaset, una brasiliana, una ventunenne, eccetera, eccetera. Vittorio? Vittorio? Ti sento. Hai sentito queste intercettazioni di Berlusconi, incredibili? Ma cosa dicono? Beh, adesso aspetta, al traffico, torniamo subito. Dove stai? Dove sei? Sono a Roma a scrivere un saggio. A scrivere un saggio? Beh, avvicina un po' più la bocca al microfono, se non si sente niente. Fra due minuti ti faccio risentire un pezzetto delle intercettazioni incredibili di Berlusconi con Tarantini, eh. Una vergogna, secondo me, no, una vergogna è il processo, poi chi se ne frega, ormai circolano queste intercettazioni. Berlusconi dice di avere due bambine, una giornalista e una ventunenne brasiliana che vengono con lui la sera. Camilla, una brasiliana, una italo marocchina, gli dice Tarantini. Poi dice anche le altre fanno tutte schifo, sono come la Bindi, le mie sono brave, preparate, belle, eccetera, eccetera. Il traffico è il problema. Lavoro in questa pasticceria da un mese. Allora, Vittorio? Eccolo qua. Vabbè, adesso se intercettazioni bisogna che le senti, se no altrimenti
Altrimenti di che parliamo? Comunque sono le solite intercettazioni in cui Berlusconi si informa con Tarantini sulle donne che possono venire a casa sua, poi dice ho due bambine, non dice minorenni, dice una giornalista e una brasiliana, li chiama bambine. Ma tutto questo per te cosa significa? Che era malato di sesso, che era malato di che cosa? Oppure uno scandalo il fatto che sia sotto processo? Non significa che sono delle intercettazioni abusive di una magistratura criminale che usa i soldi nostri per occuparsi dei cazzi degli altri, e quell'epoca era Presidente del Consiglio, quindi non possono essere pubblicate, occorrerebbe arrestare quello che le ha fatte pubblicare. C'è troppa tolleranza nei confronti di gente infame che usa la giustizia per scopi politici, ma anche di affermazione. Cioè lo scandalo, per te, lo scandalo per te non è il fatto che il Presidente del Consiglio dica stasera ho due bambini, no, una giornalista? No, può essere anche uno scandalo appunto. Il contegno del Presidente del Consiglio, ma Clinton si è fatto fare pompini da tutti gli Stati Uniti e ha governato. Beh, da tutti gli Stati Uniti, non esageriamo adesso. Vabbè, cioè, Kennedy, 500 donne, Fidel Castro, 35.000 donne. Vadano a fare in culo questi magistrati che non fanno nulla che ha a che fare con l'interesse della società, ma si occupano di pettegolezzi e di stronzate. Berlusconi è un personaggio che ha avuto un contegno discutibile, ma che non ha niente a che fare con le spese penali, con spese nostre. Io non voglio che una sola lira mia venga usata per intercettare chiunque. Non voglio pagare le tasse perché dei pezzi di merda intercettino gente che non ha fatto nient'altro che i cazzi suoi. Si chiamano cazzi suoi. Ma lì ci sono dei reati che dicono che sono istigazione alla prostituzione, cose di questo tipo. Ma di chi? Ma che prostituzione? Cioè, Tarantini come un pappone. Era stato anche un pappone, ma non riguardava eccetera. Se mai il pappone, che non è quello che paga, che viene condannato. In tutte le legislazioni lo sfruttatore viene condannato, non lo sfruttato. Lo sfruttato è sfruttato e basta. Che c'entra Berlusconi? Berlusconi è uno che si era comportato malissimo, eticamente, dal punto di vista, ma chi se ne frega? Ma cosa c'entrano le intercettazioni? Cosa c'entrano queste puttanate con i soldi miei? Ma si intercettano, hanno intercettato... si intercettino il buco del culo questi incapaci di Bari che non sanno che cazzo fare, che a fare pettegolezzi. Hanno rotto i coglioni. La gente deve pagare le tasse perché loro paghino le intercettazioni di Berlusconi e Tarantini, ma chi se ne frega? Tutto aspetta, il mondo è pieno di ricchi che pagano le donne. Questo è vero. Le pagano e basta. Questo le è vero. Io tutti su... le donne, i ricchi, l'hanno sempre pagato. Non c'è mai stata prostituzione. Come le donne vanno pagate? Scusa. La prostituzione è mantenimento, è diverso. Sì, quanti soldi dava Berlusconi e dà a sua moglie? E prostituta è mantenuta. La mantenuta è una moglie che non ha lavoro, ma viene mantenuta. Berlusconi fa benissimo a mantenere chi gli pare. Aspetta un attimo, che c'è sulla Patonza deve girare. E ti faccio sentire una cosa sulla Patonza deve girare. Senti. Ieri sera bene, mi sembra, no? Bene, una bellissima serata. Anzi, ieri è stata veramente carina. Eravamo un po' tranquilli, poi eravamo stanchi pure. Sì, forse tutte quelle tante sono troppe. Sì. Al massimo averne due a testa. Però adesso voglio che tu abbia anche tu quelle tue, perché non mi sento sempre in debito io. No. Scusa. Portatene per te e poi io mi trovo per quelle mie. No. Ce le prestiamo, insomma. La Patonza deve girare. Beh, questa è la famosa frase che l'avvocato Agnelli avrebbe detto una volta a Berlusconi, la Patonza deve girare. No, in realtà la figura più patetica di tutto è questo Tarantini, che ha individuato la persona da sfruttare a cui togliere denaro, che è Berlusconi, che ovviamente ha l'amore per la gnocca, chi più chi meno, insomma, no? Sì. Però sentendo le intercettazioni mi convinco sempre di più, rispetto anche a quello che ho detto negli anni passati, che il grande sfruttatore è lui che individua il punto debole. Vabbè, certo, quello è chiaro. No, scusa, che succedeva concretamente secondo te, Vittorio? Io conosco tutto, il dettaglio è questo. Santini l'ho conosciuto, ho conosciuto sua moglie, ho conosciuto le sue amiche, tutto il mondo. Ho fruttato Santini, ero con Checco Zalone in un posto bellissimo in Puglia vicino a Monopoli. Cosa ha detto Berlusconi? Io sono in debito con te. Sì. Se uno è in debito saranno cazzi suoi. Ho capito. Uno compra dei quadri da un pittore che va da lui perché è il è quello che compra i suoi quadri. Sì. Che vuol dire? Che Pietro Cascella vendeva le cose a Berlusconi. Cioè, se uno ricco che compra... Ma no, poi queste serate qua concludeva Berlusconi. Quando ha detto sono in debito, ha già dimostrato che lui era contentissimo di quello che faceva Tarantini, non era sfruttato alle sue spalle. Se poi Tarantini pagava le donne e non lo diceva Berlusconi, cazzi loro, questione che non c'è. È disgustosa la materia, e questi si parlano di donne che si. Le donne si fanno da soli, no, le sue e se le tiene per sé. Fanno girare una forma, però questo è un problema del cattivo gusto. Vabbè, quello le fa Berlusconi che dice la Patonza. Una donna che sta con me non può stare con te.
il mio orgoglio che una città con me non sarà contenta. Loro si divertono. Vabbè, qualche giro, qualche incrocio tra me e te ci sarà stato, amico mio. Sì, non perché l'abbia voluto. No, beh, certo. Quando io sentivo quando ragazzo che la donna ci sta, dico, se sta con me non sarà contenta. Quello è un problema mio, però se lui invece... Aspetta che c'è la pubblicità, poi ti richiamo, aspetta. La patonza deve girare. Buoni euro. Solo qui i migliori elettrodomestici delle migliori... Allora ragazzi, c'è uno studio, caro Parenzo, realizzato in Inghilterra, secondo il quale sulle prostitute inglesi il 70% sono laureate, ex infermiere ed ex educatrici. Hanno analizzato la vita di queste squillo prima che vendessero il loro corpo per denaro. Il 70% lavorava in aziende sanitarie, nel settore educativo, in organizzazioni benefiche. Un terzo di loro addirittura ha la laurea, capito? Non è che sono tutte sfruttate, no, non sono tutte sfruttate. Ma è tutte. Non sono tutte sfruttate. Quelle che sono nella strada. Molte lo fanno per scelta. Molte lo fanno strada, per scelta. Quelle che sono in strada, il 90% sono sfruttate. Altre, no, questo è chiaro. Ma c'è Vittorio, c'è? Ecco qua. Ma ci sono altre intercettazioni che abbiamo tirato giù? Beh, la patonza deve girare, lo mettiamo però, perché la patonza deve girare del Berlusca, che ricorda una frase famosa dell'avvocato Agnelli, intercettazione del processo Bari-Tarantini. Sentiamo Berlusconi prima. Berlusconi? Ieri sera bene, mi sembra, no? Bene, una bellissima serata. Anzi, ieri è stata veramente carina. Eravamo un po' tranquilli, poi eravamo stanchi. Pure. Sì, forse tutte quelle tante sono troppe. Cioè, al massimo averne due alla testa. Però adesso voglio che tu abbia anche tu quelle tue, perché non mi sento sempre in debito io. No. Scusa. Portatene per te e poi io mi trovo un po' le mie. Ce le prestiamo, insomma. La patonza deve girare. La patonza deve girare. Ci raccontò Gabriele Albertini che Berlusconi gli raccontò, cioè una cosa un po' derelato, però potrebbe avere una sua verità. Sgarbi conosce molto bene l'avvocato Agnelli da questo punto di vista, ci potrà raccontare qualcosa. Albertini. Berlusconi ha raccontato di aver avuto una... No, hanno scoperto hanno scoperto di aver avuto insieme, una donna in comune. Una donna con l'avvocato Agnelli. E allora dopo questo racconto in cui... Anche tu, a un certo punto pare che l'avvocato Agnelli abbia pronunciato questa frase. Cioè, la patonza deve girare. Beh, è credibile che Berlusconi utilizzi la stessa frase che gli disse Agnelli, Vittorio? Ma sono tutte le creature che siete ragazzi frustrati, infantili, ma chi se ne frega di questa roba? Siamo malati, siamo malati. Roba, avete visto poca figlia nella vostra vita, state compiacenti di quei due deficienti che dicono delle cacche. Ma che abbiamo visto poca figlia? Ma chi te l'ha detto che abbiamo visto poca figlia? Ho visto bene io quella che non ha visto Parenzo. Cioè tu hai visto più figa di Parenzo, devi dire. Ma io ovviamente più di chiunque, però non mi sono preoccupato di raccontare la patonza a giro, se sono delle battute da amici miei. Ma capito, ma mica l'ho fatta io, non è che l'ho fatta io. Se non fare un processo su amici miei, è roba da film. Berlusconi è un personaggio divertente, comico, che parlava con un ragazzotto molto più giovane e diceva, ma anche tu devi avere delle ragazze, ma è una cosa da gagà come da porto, come il conte Mascetti, cioè ormai sono anni che lo dico e anni che sento questa storia, cioè è pura varietà. Ma questo non c'è dubbio che sia varietà, però giravano... È il processo pagato da noi, siamo noi che paghiamo le tasse per questa gentaglia che continua a inondare i giornali di schifezze. È ora di finirla, Mattarella glielo dica, vi mandi in galera a CSM, devi dire questa gente che continua a diffondere merda, inutile, spende soldi miei. Sì, non c'è dubbio. Ora basta, questo è il vero scandalo, non voglio pagare le tasse per pagare le intercettazioni su Tarantini, è ridicolo. Ma scusa, Mattarella che c'entra, il capo del CSM? Mattarella, il capo del CSM, deve chiamare questi ragazzi, avete rotto i coglioni. Dubito che lo faranno. Archiviate tutto, per carità di patria, ma non perché voglio difendere Berlusconi, perché non ne posso più di sentire della merda che va bene per i film di Natale, per i panettoni, è divertente. Berlusconi è un comico che recita nei film dei cine panettoni, questo è, e va benissimo, è simpatico, ma ho sentito mille volte, non se ne può più. Cioè, amici miei, amici... Tarantini è come la Vittola, è come quell'altro lì che tu vuoi in galera, c'è gente che non ha fatto niente, quell'altro lì che andava a chiedere i soldi ai VIP, come si chiama, Corona, roba, processi su questa roba, quando l'Italia è in miseria, quando l'economia non funziona, quando si buttano i soldi in stronzate, quando i monumenti cadono, questi imbecilli continuano a fare i processi, non se ne può più.
Questo è vero, questo è vero, io lo capisco. Non mi rispondo più neanche a voi, non me ne frega. No, ma il tuo sfogo lo capisco, lo capisco perfettamente. Io c'ero mille volte la Berlusconi Franzi, quando io sono con te, effettivamente, siamo come Berlusconi, quattro battute. Sì, sì. Se ne frega della patonza, ma che roba è? Intercettazioni pagate dai cittadini, soldi dello Stato, mi precavano i monumenti. Senti, in galera questi magistrati, la smettano. A proposito, a Pompei hanno pagato uno spot per pubblicizzare Pompei, credo 2-3 milioni di euro, uno spot. Non ho capito, scusa. Che hai detto, Vittorio? 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 Pronto? Richiamatelo, va, richiamatelo. Allora, Marcello Monza, vai, Marcello, vai. Ciao. Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao dimmi. Lorenzo e ciao Sgarbi. Sei in linea, se sente. Vai, dimmi, veloce, Marcello, dai, forza. Allora, avete rotto le palle, cioè, a me quello che mi dà fastidio è sentire il vostro atteggiamento quasi da servilismo, sì, noi servilismo. Non lo so. Ma ascolta, quello ha detto che è un personaggio da Amici Miei. Sgarbi ha detto che è un personaggio da Amici Miei. Dov'è il servilismo qua? Dov'è? Certo, ho capito. Allora, secondo te, uno che va a zoccole, ci andiamo tutti, non lo so. Io personalmente mai, però posso immaginare. No, allora, ma può essere messo in condizioni di cattabilità. Ci ricordiamo Sgarbi sostiene che è una questione però politica, di comportamenti, non da processi. Ma fa tutto quello che vuoi. E allora, ma di questo si sta parlando. E allora quindi cosa ha diritto all'immunità per ma questo? Non stiamo dicendo allora, questo. Essere sicuro che la prima mignota lo possa ricattare e siamo ma il processo non è per ricatto, è per istigazione alla prostituzione, là, quello che è. Cioè... Ma ho capito, ma ti pare normale? Ma che vuol dire? Ma nessuno a me dici che è normale, è dall'inizio di questa vicenda che diciamo. Io non ho capito la tua posizione. Allora, io dico che Berlusconi, un presidente del Consiglio, che parla al telefono con Tarantini preoccupandosi delle mignotte, è un atteggiamento ovviamente, dal punto di vista politico, ridicolo, e dunque non è compatibile. Ma da un punto di vista, cioè, è pericoloso o no per un primo. Ma certamente, non c'è dubbio, ma è un'altra questione. Qui si è imbastito un processo, molte cose le sappiamo perché hanno fatto delle intercettazioni, poi noi ci divertiamo, sono uscite, è divertente, tratteggiano il personaggio Berlusconi, quello che è, i rapporti con Tarantini, la malattia che si sta facendo vedere, ho capito quello, pezzi di merda, testa di cazzo, ho capito, ma di che stiamo quello parlando? Se la prende con i magistrati perché pensa che i soldi dei cittadini debbano essere spesi per fare un altro tipo di inchieste, magari questo dice Sgarbi. Ma quello sta dicendo un'altra cosa. Dai, allora vabbè che lo dicesse con un altro tono, è inutile che stiamo a urlare perché noi, cioè, poi c'è gente sicuramente fa audience, Sgarbi che starnazza, che urla e che si incazza con quello una volta forse di Dio. Una volta però forse. Cioè, adesso siamo arrivati al paradosso, siamo ad accettare che un primo ministro possa andare a mignotte e si devono fare i cazzi loro. Ma stiamo scherzando. Marcello, grazie, grazie Marcello. Luciano, adesso stiamo ripetendo le stesse cose che diciamo Parenzo 2, 3, 4 anni fa, uguali, certo, pari. Sì. Luciana, provincia di Padova, Luciana. Sono qua. Vai, Luciana, dimmi. Censurata Luciana da Padova, avanti. 9:32 minuti. Yes. Buonasera. Allora, ci sarebbe Camilla. La ricorda Camilla? La amica di Filo di Galliani? Ah, Camilla, sì. Quella brasiliana? Non ho capito, scusi. La brasiliana? La brasiliana, sì. Che ogni volta mi chiede sempre di lei, che dice, sì. Ma come sta, come non sta? Sì, sì. Camilla, poi? Poi è un'altra mia amica, so che non mi risponde, questa sarà in palestra, dice che è andata in palestra. Che è una ragazza molto carina, piccolina, è una mista marocchina-italiana, ma molto molto carina. Tipo Anna, sa Anna? Sì, sì. Sì. Hanno la piccola, sì. Ma no. Presidente, sono tutte amiche mie tranquillissime, che conosco da tempo. Le intercettazioni di Berlusconi dal processo di Bari stanno uscendo, c'è anche una cosa pesante su Rosi Bindi, ma sentiremo tutto più avanti, ma eravamo con Luciana, provincia di Padova, che dice che se i ladri vengono... ragazzi, mandatemi l'intercettazione di Berlusconi su Rosi Bindi, vai, quella su Rosi, quella in cui dice che è bruttissima Rosi Bindi, eccetera, eccetera. Vai, via con l'intercettazione, via! Dicono che bisogna rinnovare la classe politica, dobbiamo mettere delle donne, e quando uno fa un timido accenno a mettere delle donne, tre donne su 72 deputati, tre,
Poi le altre fanno schifo perché si chiamano, sono come la Rosy Bindi, no? Inchiavabile! Sono quelle brutte, diciamo. E anche quest'oggi potremmo titolarla con questo brano, questa puntata. Bicicletta, ci faccio dei giri, ci faccio dei giri, ci faccio dei giri. Incontro la fidanzata. Le mostro il mio cagnolino. E qui era il mio cane, e qui era il mio caro amico. Nel senso del cane, nel senso del cane, nel senso del caso. E viva la vita. Sono stato a Cuba, ho visitato il Chiapas, ho visto il Guatemala di bambini del Biafra, ho visto ed ho pensato tutto molto bello, ma niente che abbia senso se non colleghi il cervello. La visione della figlia da vicino. Passano i secoli, passano i millenni, passano gli uomini che si alternano ai governi, passa la palla che gioco galettanti, ma quello che non passa è l'arroganza dei potenti, non conoscono pudore, non conoscono vergogna. Per questo loro credo sono squali da menzogna e prego madre terra con lo sguardo al cielo, illumina la strada in questo buco nero. La bicicletta, ci faccio dei giri, incontro la fidanzata e poi le mostro il cambio. E tutto era partito da un mio caro amico, per questo ti dico fidati quando ti dico. La visione della figlia da vicino, la visione della figlia da vicino, la visione della figlia da vicino, la visione della figlia. Intanto il tempo passa, si accorcia la candela, sia quella della vita che quella della moto. Perché c'è dentro un nano nel motore che anima la candela. Te l'avevo detto, c'è un nano, ma tu non mi hai creduto, l'hai comprata di seconda mano. Col nano dentro, non hai fatto centro, hai sbagliato, ma è umano. Te la do io una mano a togliere il nano, ma poi ti tengo il nano. Spinto la candela, l'attacco alla pipetta, la faccio scintillare, mi faccio una pipa. Riparto di scatto, investo un gatto. Gatto! Non l'ho fatto, apposta. Piove, piove, il gatto non si muove, si accende una candela, mi appare Mandela, mi dice buonasera, poi mi fa le menate perché per molto meno ha scalato in una cella. Ma quante candele avrà consumato Mandela? Perché uno è presidente, non può essere stato in prigione, lo vedi sorridente e non ci pensi, coglione, sei proprio un coglione, va. Coglione! MC Mangone. Il traffico peggiora quando c'è la pioggia e tutti si trasformano in guidatori stanchi, guidatori franchi, qualcuno a tutti quanti, mi tagliano la strada mentre sono in moto, li vado a far culo, li mostro lo scroto, lo scutti lo scroto perché sei discreto. Lo scroto è di Creta e lo metto nel forno, un crotolo di Creta e lo metto nel forno, un crotolo di carattere lo metto nel forno, insomma io tutti i crotali li metto nel forno. Cosa ci volete fare? Io ho paura dei crotali, accendo il forno, mi guardo un porno di crotali che fanno il sesso, in che senso? Saluto di Genzo! In vacanza sull'Arna. Questa collaborazione fra l'Italia e il Giappone che ha dato i suoi frutti e io li metto nel forno. Toglietevi di torno perché se messo un crotolo da forno succede un inferno. Lei mi fa un pochino di sigaretta con il legno. No grazie, non fu, ma ti leggo la fine. Tutti mi fanno un pip. Io faccio un... La visione della figlia da vicino. E quindi il tema mi sembra di capire che è l'intercettazione sì, l'intercettazione no, se etica o meno. Abbiamo anche scherzato un pochettino con Elio e le storie tese, che poi anche se usano queste parole magari un po'...
triviali, o così caratterizzando l'organo riproduttivo e non solo femminile, però eppure poi vengono diciamo sdoganate tranquillamente. Quindi il tema mi sembra di capire che l'intercettazione lecita quando, come e perché. Ne ascoltiamo un'altra un po' più datata, dura circa 5 minuti, alle 9.39 abbiamo ancora un po' di tempo, nel frattempo mi piace che si stia attivando anche una costruttiva, civile discussione e dibattito tramite la finestrella interattiva di Spreaker. Ascoltate Berlusconi, un po' stanco, che si confida con la Minetti. Avete presente la Minetti? Sì, ce l'avete presente, sicuro? Ascoltiamo, ascoltiamo. Ciao tesoro. Ehi, pronto. Ciao. Come sta la mia consigliera, bravissima? Bene, bene, tu come mi parlano tutti così bene di te, amore, che mi fai un piacere. Davvero? Davvero, amore. Sì, sì. Tutti, tutti quelli della Lega, i nostri. Dai. Ultimamente Giorgio Puricelli. Dai, bene, sono contenta, sai? Bene, bene. Quindi tu sei contenta? Molto, certo che sono contenta, sono felicissima. Così, assolutamente sì. E poi quando ci sono le elezioni vieni in Parlamento. Ovvio, certo. Ma mi sa che io mi schiero dalla parte di libertà e futuro dell'Italia. Siamo, e dai, siamo, una battuta, siamo, sto ridendo. Siamo comunque in un bel guaio. Mamma mia, tremendo, hai letto, guarda. Hai letto però il giornale? Quando, oggi? Sì. No, oggi no ancora. Cioè questo qui ha preso questo appartamento da una che l'ha lasciato in eredità al suo partito, sì, e l'ha venduto, il valore era 2 milioni di euro, sì, l'ha venduto per 67 mila euro praticamente, sì, a se stesso. Non è vero? Sì, e ci ha messo dentro o al fratello della moglie che ci abita, il tutto a Monte Carlo, sì, attraverso una società offshore. No. E poi si riempie la bocca di parole come moralità e legalità. Sì, 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 sì. Sì, e poi no, adesso, no, sai dove abita? No. Abita nella casa della sua compagna. Sì. La casa che la sua compagna ha fottuto Gaucci, che gliel'aveva intestata per non farsela sequestrare dai creditori. Ma e poi quando conto? Ha finito le cose gliel'ha chiesta indietro, non gliel'ha più data indietro. Ma sono i peggio, ma è il peggio lui, ma è il peggio. Cioè, ma è una cosa pazzesca. Beh, è una cosa pazzesca, uno schifoso. E adesso come facciamo a tenerlo lì presidente della Camera? Se i giornali non ne parlano, c'è solo il giornale Libero che ne parlano. Questa certo, è anche la cosa schifosa. I famosi giornali liberi della stampa, sì, italiana, ma fanno schifo. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Ma fanno, io mi ricordo che avevo schifo. Letto un articolo bellissimo che aveva fatto Feltri, se non mi sbaglio, un po' di tempo fa, su una casa di De Mita addirittura a Roma, no? Sì, sì. Sì, sì. Del fatto che l'aveva presa dall'INPS, cioè, infatti alla fine poi i giornali non ne parlano. Sì, ma qui non è uno sconto sull'affitto o un coso, sì, ma così è il fatto che uno ruba al suo partito. Sì, sì, uno schifo. Lui non è neanche iscritto al partito, ma tu lo sai questo? Sì, a noi non è iscritto. Non è iscritto? No. Quindi praticamente adesso dobbiamo farlo fuori perché ce l'ha su con noi in maniera, ho un odio con me, per i giornali, per tutto, che è insopprimibile. Sì, ma è invidioso, perché comunque va bene. Senti, io sono in guerra, cosa fate in vacanza voi? Dove andate? Tu e la Barbie state insieme? Non lo so ancora, non abbiamo parlato. La Barbie come va? Bene, sta bene, assolutamente, sta benissimo, lei è brava, sta studiando. Bene, ottimamente, ottimo. Mi ha detto Giorgio che siete stati a Villa d'Este? Sì, siamo andati a Villa d'Este, che c'era anche Giorgio Pozzi e tutto, sì, siamo stati bene, tranquillo. Sono matti comunque. Cioè? Sono matti, dai. Giorgio Pozzi è matto come un cavallo. Sì? Sì, mamma mia. Perché? Ma perché sì, perché è matto, però fa ridere, è simpatico, ma è matto. C'aveva lì una rumena, c'aveva. Aveva una rumena? Ti giuro. Ma presentabile o no? Fighissima. Fighissima. Ah, allora. Sì, sì. E tra l'altro molto amica della Flo, pensa a te. Pensa un po'. Sì. Ma quale Flo? Hai visto che ha fatto quelle 10 pagine con Roncucci? Sì, 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 sì. Che vergogna.
Mamma mia, non si può, non si può. Vabbè. Senti, amore, dove sei tu, a Rimini o a Milano? No, io sono a Milano, sono. A Milano. Sì. Io purtroppo sto partendo per Roma. Lo so, perché domani sei... Sono con i senatori, eccetera. Ma quando parti? A che ora parti? Parto adesso. Ah, sì? Sì, sì. E poi c'ho questo braccio che mi fa ancora male, non riesco nemmeno a tenere in mano la cornetta del telefono. Penso. Ma ancora? Ancora, ancora. Minchia, la cornetta, com'è antico! La cornetta, figurati se Berlusconi è la cornetta. Guarda che vedermi con un braccio solo. Ma è subito esagerato, subito. Ma senti, ma lo sai che l'altro giorno è venuto da me in consiglio Giuliante a parlarmi della storia della Ruby? E Giuliante chi è? Giuliante è l'avvocato del PDL, nonché l'avvocato di Lele, no? È praticamente venuto lì perché lui ha chiamato la mia assistente, gli ha detto guarda che devo parlare con la Nicole, devo parlare con la Nicole, è venuto in consiglio e praticamente mi ha raccontato tutta la storia che c'è questo PM di nome Forno che sta seguendo il caso, che praticamente dice che secondo lui non adesso ma a settembre mi chiamerà perché comunque sia la Ruby che l'altra stronza della Michelle hanno fatto il mio nome. E quindi niente, mi ha raccontato un po' insomma come stanno andando le cose, eccetera, perché hanno aperto un'indagine su questa Michelle, perché in effetti è vero che la Ruby l'ha denunciata. Cioè la Ruby ha denunciato Michelle? Sì, per induzione alla prostituzione. Ma no. Sì. Cioè una si dà la patente... Sì, sì. Si dà la patente di puttana? Sì. Da sola? Lo giuro. Ma no, ma la matti. Vabbè, quello che è importante è che ci siano diverse persone che testimonino, come a noi aveva detto che aveva l'età diversa da quella che aveva. Insomma. Certo, chiaro, certo, perché certo, certo. Una volta che succede quello non succede più niente. E poi... L'abbiamo soltanto aiutato perché ci faceva pena. Sì, perché mi ha detto che questo c'ha anche delle foto in mano, sto Forno, che gli ha dato la Michelle. Ho capito. Vabbè, speriamo che non venga fuori un casino. No, ma no, speriamo. No, vabbè, figurati. Poco perché lo so. Si tratta di me e tutti i giornali sono contenti. Lo so, infatti è quello. Vabbè, comunque non abbiamo fatto niente di male. No, ma infatti. Ci aveva preso in giro. No, infatti. Va bene, ottimo. Ciao, allora, ottimo. Ti chiamo in questi giorni e poi ci vediamo alla fine della settimana. Va del bene. È ancora raggiungibile. Va bene, ciao, un bacio grande, ciao, ciao amore, ciao. C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Siamo la gente che ama e che crede, che vuol trasformare il sogno in realtà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Siamo la gente che mai non si arrende, che tende la mano, che forza si dà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Dillo così, con quella forza che ha solamente. Come on, non succede ragazzi, clap your hands. Presidente, siamo con te, dillo anche Silvio c'è. Io mi prendo due pillole dell'italiano medio e vado all'1%. Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia mi ha scelto, mi crederà ancora in
ma e scorta sempre a me. Ma veramente meno male per tanti. Non ce la faccio, non ce la faccio. Amici, fra un paio di minuti cerchiamo di anche approcciare l'ultimo tema, che è lo scandalo polacco delle escort che sono andate in Arabia Saudita o in negli Emirati Arabi a fare delle cose veramente turpi. Questo brano era comunque Cal. Federico, mi guardi su Wikipedia? Se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Ah, non c'è? E che faccia c'è, scusa? Fabri Fibra è tanta roba, come il detto, comandare meglio che scopare. Dichiara questa, io lo so, lo diceva come non detto. Tu che ci fai qui? Dice passo per caso, se a un concerto passi per caso, pensi che la beva? Come chi? Come chi vota Lega? Disco fancadellistico non è questo, la storia è acida quando la senti fai ah. Preso male come Lucio Dalla, regionale via da Senigallia. Non vedevo l'ora di andare via, ora non vedo l'ora di ritornare a casa. Apro il cancello ma la porta è diversa e c'è un altro cognome sul campanello. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai. Le bugie hanno le gambe corte, quindi sarò onesto, mi sono accorto che in amore, come nel porno, taglio corto. Gli attori porno invece dicono che nella vita è il contrario, fanno poco sesso se il contrario. È come se al ristorante entri e ti danno già il resto. Quale Marte? Io vengo dalle Marche, tutti lo sanno, mi piacciono le Marche. Adidas, Levi's, Gucci, Dolce Gabbana, hai capito? Mi piacciono le Marche. Io la strada giusta l'ho persa quando penso alla vita che immaginavo di fare con i dischi, come questa strofa era diversa. Più buoni e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni. Prima lo si impara, poi rapper italiani che per e pe qua 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 per e pe. Politici italiani che per e pe qua qua. Che si chiama da solo, si manda i messaggi con scritto tesoro, si guarda allo specchio dicendo ti adoro, vorrei dirgli ma trovati un lavoro, cazzo, ma trovati un lavoro, cazzo, trovati una ragazza, cazzo, me lo diceva mia madre da ragazzo, lo disse al figlio anche la madre di Marx. Ora vai a capire che c'è dietro, anzi vai a capire chi c'è dietro. Mille strofe, rime catastrofe, l'opposto, l'apostrofo, apposto, l'apposto. Io con i vostri testi ortodossi mi ci pulisco il culo, come Bossi, quale cantautore, vaffanculo, al rallentatore, vaffanculo. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara, poi... Più sogni e meno fai, più fai e meno sogni, prima lo si impara, poi... Rapper italiani che per e per qua 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 per e per politici italiani che per e per qua 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 per e per. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara, poi... La metafora l'avete capita, chiupilo per tutti, pillole, 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 amici, venghino, venghino per la pillola dell'italiano medio, scopare, chiupilo per tutti.
E va bene, concludiamo grazie al famoso giornalismo partecipativo proposto dal filosofo Fenzi. Abbiamo un contributo da DC, vuole restare anonimo, D.C, che non è quell'abbigliamento dei rapper. Comunque sì, siamo rimasti in un ambito triviale perché insomma alcuni di voi magari sono più contenuti, più educati, ma magari non capiscono a quale, con quale stato andrebbe proposto il proprio senso o il proprio dissenso. Quindi concludiamo con questa filosofia. Non ho capito esattamente quello che volevo dire, me lo chiederò, diciamo, poi vi spiegherò anche il perché e il per come, se mi seguirete domani, se vi piacerà ancora stare in compagnia di Enrico su Radio Italia. Noi concludiamo con DC che ci propone The Zen Circus. Il titolo è abbastanza così enigmatico. Andate tutti, andate tutti, andate tutti. Tipo quello da cantautorato, esser stronzi è dono di pochi, farlo apposta è roba da idioti. A chi è andato a vivere a Londra, Berlino, a Parigi, Milano, Bologna, ma le paure non han fissa dimora, le vostre svolte son sogni di gloria. Figli di troppo, di madre noiosa, l'arte è pensiero che esce dal corpo, né più e né meno come lo sterco. Alle donne e agli uomini e froci, vi amo, vi adoro e ricopro di baci, corpi ignudi, sgraziati o armoniosi, perdenti per sempre, perfetti per oggi. Di farvi fregare dai nati vincenti, dal navigatore, dalla macchina nuova e dal suo fettore, la prova finale dall'uomo che muore.
Allora se le faccio una domanda, lei mi dirà la verità. Se è possibile te la dirò, cioè. È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice vuol dire che non vuole. Sentiamo, di che si tratta? I preti hanno quella cosa con gli altri uomini. Di che stai parlando? Del cazzo. Chi ti ha parlato di queste cose? Vuole rispondermi, ce l'hanno o no? Noi siamo come gli altri uomini. Vi scopate anche come gli altri uomini. Ma tu non devi parlare così. Lei non vuole rispondere. Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo reprimere i nostri desideri. E lo fa anche Sapessi allora quanto. Essere a domani, amici, mi sono divertito oggi. Vorrei che fosse sempre così. Vorrei sempre stare in compagnia vostra. Numerosi, ditele ai vostri amici, ditele ai vostri nemici. Domani puntuali alle 9, con ritardo, non ha importanza. Radio I d'Italia. Se vedevo. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.